vista una nonna che racconta favole o hai doti che credi ti rendano speciale, da oggi puoi metterti in vendita online su Cataomo, dove verrai registrato e dotato di codice a barra. Cataomo nasce dalla fervida immaginazione di Alice Avallone, 22 anni, studentessa di pubblicità all'Istituto Europeo di Design. Ho iniziato a vendere mia sorella, mio papà, i miei amici e poi si sono aggiunte persone spontaneamente che non conoscevo, si sono proposte nei mestieri più assurdi. Cataomo, come l'ho pensato inizialmente, è esclusivamente un'idea, un gioco, una provocazione, un modo per prendersi in giro, un modo per giocare su se stessi e giocare sulle etichette che ci mettono ogni giorno. È anche vero che ha alcune potenzialità, perché potrebbe trasformarsi un domani in una vera sorta di agenzia di lavoro, ovvero dove i giovani creativi potrebbero proporsi poi effettivamente, grazie a Cataomo, alle agenzie o comunque ai possibili datori di lavoro. Cataomo è un gioco, uno scherzo, per qualcuno solo una provocazione, ma è sicuramente un'idea dalle grandi potenzialità. Cataomo è un esempio di come si può fare comunicazione innovativa, non convenzionale, a basso costo. Di esempi ce ne sono molti altri. Bisogna vedere quanto le aziende sono ricettive, quanto sanno trasformare questa cosa, che oggi è, mi passi il termine, un'idea, in una formula di business. Cataomo piace, già tanti si sono messi in vendita, come Chiara, che si propone come rompighiaccio per il suo talento nelle situazioni sociali più difficili e imbarazzanti. Insomma, ideale per cene di lavoro e primo incontro con i suoceri. È un modo molto carino per far vedere che tutti possiamo venderci per qualche dote che abbiamo, e non è che, soprattutto in questa, poi mi sembra anche una bella presa in giro della mercificazione dell'individuo e di qualsiasi cosa.